Ho deciso di presentarmi con uno slogan semplice che spero chiarisca il senso di questo mio impegno, che è difendiamoci in Europa. Io penso che dobbiamo andare in Europa a prenderci quello che ci spetta. L'Europa è un'unione di 27 paesi, 28, adesso capiremo il Regno Unito se a questo giro resterà ancora dentro o uscirà prima delle elezioni. Ed è chiaro che ognuno tira la coperta per sé. Ognuno cerca di portare a casa propria il massimo, ognuno cerca di cogliere le maggiori opportunità che l'Europa mette a disposizione di tutti, ma le risorse, le opportunità non sono mai illimitate. E allora tocca a noi andare in Europa e andarci a difendere, andare in Europa e andarci a conquistare, a prendere con le unghie e con i denti quello che ci spetta. Con una tecnica, con un metodo che è molto curioso, perché vedete, il Parlamento europeo non ha sopra di sé un governo. Il Consiglio comunale su di sé ha la giunta e il sindaco, il Parlamento nazionale ha il governo con i ministri e il presidente del Consiglio. Sopra il Parlamento europeo c'è una commissione che è nominata da tutti gli stati membri. Ogni Stato nomina un commissario che non cambia col governo. Noi abbiamo a rappresentarci nella Commissione europea la Mogherini, l'alto rappresentante alla politica estera, che fu nominata da Renzi. Poi sono cambiati tre governi, ma è sempre lei a rappresentare l'Italia. Questa commissione quindi non ha un colore politico, non è un governo di centrodestra o di centrosinistra, è una commissione che rappresenta gli Stati e che concorda con i gruppi parlamentari più numerosi il programma dell'Unione. Che cosa vuol dire questo? Che nel Parlamento europeo non ci sono una maggioranza e un'opposizione. E nel Parlamento europeo non funziona come in Italia, dove se un provvedimento lo propone la maggioranza viene approvato, se un provvedimento lo propone l'opposizione viene bocciato. Mauro Dattis è testimone di un episodio accaduto negli ultimi mesi, proprio l'emendamento sulle gelate, presentato dal governo nel decreto Genova e nel milleproroghe, ritirato perché non aveva attinenza, ripresentato nella finanziaria dai nostri parlamentari, lo stesso testo ritirato, poi riapprovato in Consiglio dei Ministri dal governo e approvato. Ma se un testo è uguale, se le parole sono quelle, perché una volta viene votato a favore e una volta viene votato contro? È una schizofrenia. Però in Italia, nel Parlamento nazionale, nei comuni, funziona un po' così. Se una cosa è sostenuta dalla maggioranza viene approvata, se è sostenuta dall'opposizione viene bocciata. E spesso se una cosa è buona, è vero sindaco, l'opposizione vota contro a prescindere. Funziona un po' così, è il gioco delle parti. Ecco, questo in Europa non c'è. E quindi in Europa le maggioranze sui regolamenti, sulle direttive, sui singoli articoli, sui singoli commi, sui singoli emendamenti si formano non se una cosa è voluta dalla maggioranza o è avversata dall'opposizione, ma si formano sul merito. Si formano sul merito e da quello che è scritto in un comma di un articolo di un regolamento partono effetti che noi viviamo nella nostra vita reale. Io ricordo, c'è qui Mimì, la discussione sulla PAC. Quando la iniziamo, i paesi dell'est chiedevano una PAC equa. Io dissi, è buono, una PAC equa. No, una PAC equa significava dare a tutti gli stessi soldi di integrazione, a prescindere se fosse un pascolo della Germania a 4.000 metri di altura in cui passavano 0,9 vacche all'anno, questo è l'indice di massa bovina obbligatorio, oppure se fosse un ettaro di uliveto o di uva da tavola o di seminativo della Puglia che producono lavoro, occupazione, reddito, che producono prodotto alimentare che va nelle nostre tavole, che producono mercato, economia. E allora un singolo articolo, una singola parola, i millimetri, 5, 6, 7 o 10 millimetri di larghezza delle maglie e delle reti da pesca fanno la differenza rispetto alla possibilità dei nostri armatori e dei nostri pescherecci di uscire e tornare con le casse di pesce piene o di uscire e tornare avendo consumato solo del gasolio e chiudendo in perdita. Vedete, una piccola cosa inserita in un regolamento cambia la vita vera, quella reale di tutti noi. E allora dobbiamo andare in Europa e dobbiamo andarci a difendere in una logica, quella di un Parlamento, in cui il voto, che non è di maggioranza o di opposizione, è sul merito, è su quello che c'è scritto. E perché la maggioranza del Parlamento voti qualcosa che interessa più a noi, che avvantaggia più noi, bisogna andarci, bisogna studiare, bisogna proporre e bisogna convincere.
Bisogna andarci a Bruxelles, bisogna che a Bruxelles ci vadano parlamentari che stiano a lavorare in Parlamento, che propongano, che studino le carte e che convincano. E su questo è importante fare una scelta. Difenderci in Europa vuol dire andare lì semplicemente a fare bene il compito a cui siamo eletti. E io penso di aver raccontato, ma soprattutto mi fa piacere che altri abbiano raccontato per me quelli che sono stati i risultati che nei 5 anni in cui sono stato parlamentare europeo abbiamo riportato a casa. Risultati importanti che non sono un vanto per me, ma sono una soddisfazione per un territorio intero. L'alternativa sarebbe stare qua e raccontare la solita barzelletta. La barzelletta di chi parla contro l'Europa. Quanti ne ascoltiamo in televisione? Di quelli che parlano contro l'Europa: l'Europa non ci piace, dobbiamo uscire dall'euro, l'Europa non va bene, è brutta l'Europa. Ho visto il manifesto di un partito sovranista guidato da un leader che ha la 13ª conversione sulla lunga via di Damasco. Dobbiamo cambiare tutto. Sì, cambiamo tutto, sfasciamo tutto. Intanto l'Europa ce l'ha. Però questa è la stessa storia dei ragazzi che non vanno a scuola, che fanno troppe assenze, degli studenti che fanno fruscio, come diciamo noi a Bisceglie, che non studiano e che poi quando arriva la pagella prendono tutti 3 e 4. Possono fare 2 cose, o andare a scuola tutti i giorni e mettersi a studiare il pomeriggio abbandonando tutto il resto dei vizi, degli stravizi, oppure possono dire ai loro genitori che la scuola non mi comprende, che la scuola non funziona, che i professori non riescono a comprendere la mia intelligenza, che io non sono capito, che il mio carattere non è compreso. Dobbiamo decidere, vogliamo fare la parte degli studenti che non vanno a scuola e che non studiano e che portano brutti voti a casa, o vogliamo mandare a Bruxelles persone diligenti che studiano, propongono, convincono e portano risultati a casa? Queste sono le 2 opzioni. E chi oggi parla contro l'Europa è lo studente. È lo studente negligente. Ed è facile anche dire tanto l'Italia non conta nulla. Contiamo nei termini in cui siamo capaci di proporci, perché l'Europa è una grande opportunità. Possiamo dirla come vogliamo, ma l'Europa è una grandissima opportunità per tutti noi. Sta a noi coglierla e sarà il mio impegno, così come ho già fatto, trasferire queste opportunità e avvicinarle quanto più possibile al nostro territorio.